Signore e signori, buonasera e bentornati in live, bentornati alle reaction IPC da gaming, postazioni RGB dei napoletani, con il napoletano numero uno, ovvero Mauri. Ah, aspetta, non è di Napoli Mauri, è del Sud America ragazzi, più o meno siamo lì. Mauri, buonasera. Buonasera. E andiamo subito a fare le reaction, senza perdere ulteriore tempo. Io so cosa volete. Voi volete mangiare nella comodità del vostro divano, senza dover cucinare e senza pagare tanto. Beh, io ho la soluzione per voi. Uber Eats. L'avete mai sentito nominare? Uber Eats è un servizio che vi consegna il cibo direttamente a casa vostra dai vostri ristoranti preferiti. E per utilizzarlo è molto semplice. Prima cosa, scaricate l'app dallo store del vostro cellulare, registratevi e inserite il vostro indirizzo. Tranquilli, non verranno a rubarvi a casa vostra. Scegliete la tipologia di cibo che preferite, pizza, sushi, kebab, qualsiasi altra cosa, selezionate il ristorante e ordinate. E se avete disturbi alimentari come l'essere vegani oppure l'essere... non è un disturbo alimentare. Basta specificarlo nell'apposita sezione, così da non avere alcun problema. E per finire, se utilizzate il codice sconto FIERC15, avrete 15 euro di sconto sul vostro primo ordine di almeno 20 euro. Link in descrizione, andate subito a ordinare da Uber Eats. Ora sono nel divano con il gatto Figaro. Figaro! È bellissimo, è bellissimo. Ma che frame hai fermato. Mi piace come è iniziato questo video. Il bambino sul divano con il suo ghiacciolo e il gatto Figaro. Bellissimo. Oggi vi farò vedere come è ora la postazione dove io faccio alcune volte, carico i video da computer. Sì, ma mangia il ghiacciolo. Vabbè, che si scioglie. Ora ve la faccio vedere perché l'abbiamo presa tipo quando ho iniziato a fare video. Si scioglie il ghiacciolo. Manda il ghiacciolo, dai. Ma secondo me sta sgocciolando ovunque il ghiacciolo. La mia testa, io lo so, il mio terzo occhio sta guardando quel ghiacciolo sgocciolare mentre lui fa il video. C'è il tablet di mia sorella, qua c'è da mangiare e qua c'è ovviamente il porta computer. Porta computer. Vabbè, che la mia spostazione. Ah, finita. Il ghiacciolo. Meglio. Finito il video, Mauri, non c'è più il ghiacciolo. Guarda, oddio, dove è andato? Alla fine quando sono venuta mostra solo il bacchettino. Ha detto la spostazione. No, me lo son perso, spostazione. Sì, la spostazione ha detto. Spero che che la mia spostazione. Non l'avevo sentito. La mia spostazione. La mia spostazione. È perché si sposta. Beh, è vero, ma la chiama spostazione perché ogni tot la cambia. C'è anche le statuine, tipo di Saitama. Attenzione! Goku. Beh. Goku. Buono. Il ghiacciolo, ragazzi. È sicuramente molto buono. Che frivo, stoppato, ma... Lo so. Cosa vogliamo dire innanzi a ciò? Viva i ghiaccioli. Rinfrescanti d'estate. Poi mi sembrava anche al limone il suo. Lì che il prossimo video è un déjà vu. Io non capisco come fa a farne così tanto. No, Mauri, no. Ancora lui. Ha sfornato 45.000 video nell'ultima settimana. Ci arrivate tutti. Mamma mia, Mauri, ma questo è un po'... Cioè, fa più video di Fieric Live questo qua nell'arco di un mese. È solo postazioni, però. Ho messo la mia nuova sedia. Anche se è super mega bella. Poi ci ho messo il computer, un pad e un mouse che tante volte mi serve. Eh beh, di so, tante volte mi serve. Qui abbiamo sempre la solita diarrea. Diarrea, me la ricordo, la diarrea, sì. E metterò un'altra luce fissa, tipo quelle dell'IKEA. Altri LED, basta, ma quanti ne vuoi? C'è solo delle luci lì. Ci sono solo LED. Sembra un albero di Natale sta stanza. Manca la canzoncina. Pesa molto forte la lampadina, così mi può illuminare tutto. Eh sì, così ti acceca. Sì, così ti acceca. Quella Quechua del Degadlon. Della Quechua del Degadlon. 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 Della Quechua del Degleton. Degleton. Degleton, Pokémon. Sì. Ragazzi, un Pokémon, Degleton. Il secchiello con... Cos'ho, un trapano? Non sento che sta un trapano proprio. Cosa deve farci con quel trapano? Poi qui abbiamo messo una lampadina, che però me la tolgo, infatti. Ma che è? La mia già di 47 lo aregge e inquadra qui. Lo aregge! La tolgo. Oddio. Oh, attenzione. Ecco, fatto. L'opera giusta tutto.
Un nuovo LED per la postazione. Bene, mettiamolo sopra. Vorrei collegare anche altre cose alla corrente che rimarranno sempre accese. Tipo? Sempre con i LED. Eh beh, non avevamo dubbi su quello. Quindi, c'ha solo dei LED, c'è la stanza su Enzo dei LED. Allora, il video, ragazzi, si chiama letteralmente il mio manager. Cosa intenderà con il mio manager scritto così? Boh, scopriamolo. Il mio manager è Thomas, il mio cugino. Ah, ci sono degli inciuci qua, Mauri. È il un cugino. Altro cugino, tra l'altro, l'ennesimo cugino, vabbè. Lui mi aiuterà molte cose nel registrare video. Lui dà certi consigli, ragazzi, che funzionano sempre. Tipo, un consiglio è quello di fare 5 video al giorno. Madonna. Molto interessato. E Mauri, lui per fare tutti questi video non dorme, purtroppo. No, infatti, è troppo occupato. Forse il suo manager non gliel'ha spiegato, ma deve anche dormire. Si prenderà cura sempre del mio canale come faccio io. Oh, lui, ovviamente, bene. Lui controlla i miei iscritti. Guarda il numero, se cresce. Ragazzi, lui mi aiuta tantissime volte su ogni cosa. Da quando è diventato mio manager, cioè da ieri mattina. Cioè, capito? Sembra la storia della vita da quando è diventato mio manager. Cioè, mi fa troppo ridere sta roba. Parla come se fosse Dio sceso in terra. Sì, come se fosse stato il suo salvatore, no? Quello che l'ha fatto risorgere dalle ceneri. Invece, da ieri mattina, che non si... Mi ha dato una grandissima mano ieri. Ragazzi, lui ieri Dio. Era... Ma che ha fatto? Doveva essere una live, però... Poi è andata a finire male. No, lui, ovviamente, no. La sua felicità che ha sempre. Lui se qualcuno è felice, lui mette felicità. Allora, questo non è proprio il lavoro del manager. Cioè... È un life coach. Però ecco, tu non è che assumi il manager per tirarti sul morale quando sei triste. Il manager c'ha altri obiettivi, però. Sì, non è quel tipo di va manager. Bene, nel senso, qualità in più da scrivere nel curriculum. Ti viene la febbre, ti compra anche la tachipirina in farmacia. Ti immagini, cioè, Madonna. Capito? Oddio, passami il contatto, forse sono interessato. Sì, parliamo. Passate il contatto. Adesso licenzo il mio. Mi ha dato una grandissima mano ieri sera, come ho detto io ero abbastanza giù e lui come al solito mi ha tirato su. Come al solito, tutto ciò è successo tutto in un giorno, ma è una vita intera, ragazzi, una vita intera ha vissuto in un giorno questo. Secondo me Mauri è stato una stanza spirito del tempo per quello, cioè mi pare un giorno, ma in realtà è passato un anno intero a come parlo. Ve lo presenteremo di persona. Vabbè, Madonna, Dio santo, mi fa venire sonno anche a me. È stanchissimo, ragazzi. Sì, ma è pieno giorno. Sì. C'ho un sonno... Pazzesco. Si vede, Madonna. E quindi, ragazzi, niente. Tutte queste postazioni, ragazzi. Cioè. Questa è la mia cameretta. Oddio, è storto. È tutto storto. Ma un ventilatore, quell'affare lì? Non capito niente, è un disastro di posto. Qui abbiamo i pianeti. Qui abbiamo i pianeti. Dove sono? Non lo so, ne hai visti solo lui. Tutti i miei disegni. Non penso sia troll, ma... Dall'ultimo, questa è la giraffa che fuma una sigaretta. No! Adesso passiamo Bello. All'animaletto che ho. Ecco. Cos'è? Non sono delle formiche. Questa è la sua gabbietta, adesso sta dormendo. Un criceto. L'altro animaletto. Farò un altro video in cui spiegherò cosa è successo. È morto, no! È un po' fermo, infatti. Oh, la Trust. L'ultimo tizio che aveva la sedia Trust l'ha chiamata Kratz, ricordiamolo. La Kratz di Tiz. XT, non so ancora leggere. Ah, vabbè. Non so ancora leggere. Questa tastiera. Ah, minchia. Marca della sedia. Approfittatene che adesso si ritrova a 1 euro a Iesi, in Marche. A 35 euro, scontato. Noi abbiamo visto la combo 27 su Amazon. È un po' tanto, in effetti. È un po' tanto per quella tastiera lì. Hai comprato una tastiera senza colore? Ma hai sprecato solo soldi. No? C'hai capito, ma... Cioè, ragazzi, voi avete una tastiera senza LED, soldi buttati. Comunque, Mario, abbiamo imparato un'altra cosa. Dopo il bambino che ci diceva che senza la fibra... No, Rick, aspetta. Guarda il prossimo video. È morto il mio criceto. Non ci voglio credere. Ma poi perché fa un video e è morto il mio criceto mentre gioca a Fortnite? Bello, ci devi dare con la musichetta. Io sono oggi cosa è successo al mio criceto? Sento gli sparano. Allora, è un momento triste perché è morto il criceto, però oggi siamo in questa partita in singolo per parlare di quello che è successo, che è morto il mio criceto. Mentre sparo le persone su Fortnite. Cioè, io ragazzi, io non so più riconoscere la realtà dopo questo video. In questo nuovo video vi voglio dire, inizia la scuola. No.
Come siamo passati l'indirizzo a scuola? GT610. Due processori da 2.66 GHz, scheda madre Asus PKLP5. Cercando PKLP5 viene fuori purificazione e caratterizzazione di un batterio. E viene fuori anche una ricerca scientifica, tra cui una cinese. Perfetto. Ho chiuso per sbaglio Sync Video, no! Torna Mauri, presto! Colpa delle ricerche scientifiche, un attimo. Voglio vedere il canale del ragazzo allora, per vedere cos'altro fa. No, Mauri, tre mesi fa telefonata all'INPS. Sai come si fa la domanda della carta di credito? So, per la 104. Lo dirà adesso, penso. No, vabbè, perché sennò chiedo a un mio amico. Non ho capito il nesso. Smorfie. Domani. Domani. Fatta la domanda? Che cazzo. Scusate. Okay, sì, l'ho fatta. Basta, finito il video. Cosa più sconvolgente di sto video è stata lo starnuto di Mauri. Sì. La vendetta è sempre attacco. Ti devo dire una cosa. Non si sente niente. David ci sta attaccando. Ciao, David. Ciao. Tu ti fermi. Però non dimmi che gli spari. Che cosa succede nel tuo paese? No. No. Bombardamenti della Francia. La Francia! No! La Francia! La Francia! Cosa c'entra la Francia? La Francia! La Francia! Tutta colpa della Francia. Guarda la telecamera. È per dirgli di smettere. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia. Abbiamo ucciso David. Adesso ci possiamo rivendicare con una cosa. Perfetto. Adesso chiamo il cugino. Chiamo il cugino adesso. Cugini servono sempre in ste serie. Ma che cazzo? Ma vuole entrare nell'armadio? Non capisco. Oh, oh! Cosa vuoi fare? Oddio. No! No! Ah! Ma? Ho sparato anche a tuo fratello. Ma perché è resuscitato? Oh! Niente, ammazzano tutti. Non mi meriti. Sindaco, qua stanno morendo un sacco di persone. Lo so, abbiamo ucciso anche... Ma io penso che tipo lui interpreti più personaggi, perché a questo punto... Sindaco, Sindaco lì con la pistola. Puntata 3D, la vendetta è sempre attacco. Questa non è la vecchia fabbrica di giocattoli. Nel dubbio spara. Ah! Ragazzi, boh! Boh, no! Il coltello! Ha coltellato Mauri. Ma questa è una fabbrica. Mauri, qua esce il ferro, mi sa, qualcuno, uno dei due esce il ferro qua. Ehi! Oh, au! È finita! E non scherzo niente. Io non scherzo niente. Ma non è realistico, ma perché quello senza coltello attacca quello col coltello? Oggi la conferenza stampa dice che sono stati uccisi due uomini della Camorra. Sono stati avviati... No! No! Ah! Muoiono tutti, ragazzi! No! Voglio un avvocato! No! È stato preso, Mauri, Non sente nulla, sei entrato in galleria! Mi piace questa scena di crediti. Cioè, mi sarebbe piaciuto sentire anche una canzone, però mi va bene lo stesso. Che esperienza, Mauri, che esperienza. Dico solo questo. Che esperienza.